Rapidissimo, innanzitutto grazie per l'invito. Sono Stefano delle Camere della Voluto Nome Precari, un sindacato giovane che ha una sede qua anche a Padova e appunto vorrei dire, ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto con grande attenzione, perché guardiamo l'esperienza di ADL Cobas come una, forse al momento una delle esperienze più virtuose, forse la sola sul territorio italiano che ha saputo incidere sui diritti reali di lavoratori e lavoratrici. E il dato che ho apprezzato particolarmente è stata la tensione di tutti gli interventi verso una generalizzazione, cioè un riconoscere che le forme di sfruttamento al lavoro, le forme di sfruttamento del lavoro, sono solo una delle dimensioni dove si giocano i processi di appunto aggressione ai diritti. Al lavoro spendiamo tanto tempo, dentro al lavoro e dentro alla qualità del lavoro si gioca una partita importante per la nostra esistenza, ed esiste però tutta un'altra dimensione che eccede al lavoro, lo diceva prima Olol molto bene, che riguarda i diritti di cittadinanza, in primo luogo riguarda il welfare, rinnovare nuove forme di welfare, perché sappiamo, ed è ben vero, che le lotte che la DL ha portato avanti sono state cruciali, allo stesso tempo abbiamo assistito a un costante smantellamento del diritto del lavoro. Per cui lotte fondamentali, ma allo stesso tempo dobbiamo avere anche la capacità di incidere dentro un quadro di regolazione istituzionale del lavoro e del welfare in modo efficace. E direi che i ragionamenti che ho sentito oggi sono stati assolutamente cruciali e vanno nella direzione di una risignificazione, direi molto importante, dello sciopero che dovrebbe, ci sarà questo autunno, uno sciopero che mi sembra di capire questo, credo sia centrale, uno sciopero che ha il desiderio di parlare a una molteplicità di forme lavorative sfruttate. Penso per esempio al lavoro cognitivo, al lavoro immateriale, al lavoro perennemente discontinuo, che spesso non è neanche ben definibile dentro un organigramma o a degli orari di lavoro. In che modo organizzare queste forme di lavoro che sono disperse territorialmente, ma su cui sempre di più si basa la produzione di ricchezza, ovviamente, e che sono estremamente sfruttate. Prima è stato detto, per esempio, Foodora e cosiddetto, no, capitalismo delle piattaforme, persone che vengono assunte come lavoratori autonomi ma con una chiara linea di subordinazione, il cui tempi di vita sono dettati da un'app e non hanno alcun diritto. Allora, direi che la sfida attuale di rilancio è molto importante, è capire insieme come intercettare quei pezzi di mercato del lavoro, in che modo rilanciare delle forme organizzative efficaci che sappiano parlare da una parte evidentemente di riconoscimento di strumenti e diritti che impediscano lo sfruttamento nelle organizzazioni produttive da una parte, e dall'altra però rivendicare con chiarezza delle nuove forme di welfare che sappiano dare, laddove è necessario, forme di continuità di reddito, accesso alla salute, forme di cittadinanza inedite, perché il nostro paese, l'Europa, sta cambiando. La sfida che abbiamo in mano è importante, ma sappiamo, la storia ci ha insegnato, il conflitto forte è nato dalle organizzazioni del lavoro, e a partire da questo dovremmo rimetterci in moto insieme. Grazie, io chiudo qua.